Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo e ultimo video della prima stagione di Minecraft Ita. Allora, è passato un po' di tempo e non avete più visto Minecraft, cioè non avete più visto un po' di video perché sono stato un po' impegnato, ho dovuto sistemare un po' di robe, però ho una buona notizia. Questo qui è il preventivo del computer nuovo che mi arriverà a breve, quindi tra un po' inizierò a portare roba, diciamo, seria. E quindi programmi nuovi e partite nuove. Poi Fortnite, non avete più visto niente perché sto cercando di salire di livello, anche se con molte difficoltà. E poi ho cominciato. Ho cominciato a vedere un attimo com'era The Forest. Allora, non ve l'ho portato perché su questo computer non funziona benissimo, però è una cosa fantastica. Ve lo porterò quando avrò il computer nuovo, ve lo porterò sicuramente. E niente, io vi lascio il video e godetevi questo ultimo video di Minecraft Ita. Qui abbiamo cominciato la nostra avventura. Qua abbiamo ancora il nostro baule originale con le torce. Si è aperto il mondo e qua c'era un'immensa foresta che abbiamo disboscato. Sono in creativa e così potete vedere meglio, cioè possiamo vedere meglio il tour del mondo. Questa è stata la farm di cibo che mi ha accompagnato durante le mie avventure. Venivo qua a prelevare le cosce. Questa è stata la primissima casa che ho costruito disboscando il bosco. Se non vi ricordate, ho preso il modello di Stepney che aveva fatto e avevo fatto questa casetta qua. Aspettate che tiro via un po' di roba. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Qui avevamo i razzi pirotecnici, la primissima lacrima di gas che abbiamo trovato, l'ho messa qua dentro e qua abbiamo un'elitra, dei dischi musicali e un po' di cose. Questa è stata la primissima casa che ho fatto, se vi ricordate con il giù per il tubo, cioè che era la discesa rapida, che ci permetteva di scendere rapidamente. Poi abbiamo espanso la piattaforma e abbiamo costruito la casa per la pecora Jeb, che non è purtroppo mai, non ce l'ha fatta, non è mai esistita, e la nostra prima casa per vivere su questa piattaforma. Poi abbiamo costruito la farm, vabbè, di cibo e la farm di canne da zucchero e di cactus usando gli observer block e quindi da lì ci siamo. Da lì abbiamo iniziato a farci i libri, le carte e tutte le robe, le mappe. Questa è la farm di cobblestone a TNT che avevo costruito io per creare tutta la pietra che mi serviva. Quello è il campetto a calcio, se vi ricordate, mi ricordo se in un episodio abbiamo assistito a una partita tra scheletri e zombie. Questa è la farm di galline e pollicotti. Mai funzionata perché non so quale bug c'era, ma non funzionava mai. Qua sotto c'è stata la nostra primissima miniera, cioè la prima volta siamo andati in sottoterra a esplorare. Era qua la miniera che andando giù di qua, se vi ricordate, qua c'è ancora del ferro, veramente mi ricordo che qua invece ero stato ucciso 3 volte dallo scheletro. Mi ricordo qui avevano trovato il mob spawner di zombie e veramente era stato complesso riuscire a dominarlo perché quando vi avvicinate a un mob spawner si attivano tutti e quindi è un casino pazzesco dopo.
E qua, vabbè, avevo fatto le chest per smistare la roba, che poi non sono più passato, quindi non sono più nati mob e quindi non ha più prodotto. Comunque, tanti bei ricordi. Questa è stata la primissima miniera che abbiamo visitato dall'inizio della serie, è stata una cosa fantastica. Quella là è la casa degli iscritti, che comunque abbiamo avuto i problemi, non siamo andati avanti. Questa è stata la prima serra che abbiamo costruito, volevo costruirne altri, però poi alla fine il progetto è andato fallimentare perché non avevo spazio e non avevo materiali. Con le bandiere dell'impero giapponese, che ti dicono stai entrando in una zona protetta, infatti ci sono i villager, farmer, che ci aiutano a tenere in piedi questa fabbrica di frutta e verdura, perché sopra ci sono le zucche. Comunque è una bella serra che avevo costruito. Poi lì avevamo visto che là c'era la farm di legna, qua, questa farm di legna, lì è la zona stock della legna. Mentre qui avevamo la farm di rotaie, che ci ho messo veramente tanto a farla. Questa invece è la famosa farm di zucche semifunzionanti, di torte di zucca in senso, che ti dava tutti i materiali per fare la torta di zucca. Funzionate anche questo più o meno bene, insomma. Poi qua sotto invece avevamo la farm di concrete, cioè di con i coloranti, praticamente, ecco qua, la farm di terracotta colorata fatta con sabbia e ghiaia, mi pare, sì. Questo invece era l'ingresso, il nostro slime gigante fatto con i blocchi di slime, dove sotto c'è la farm di slime, ovviamente, e questo è stato il nostro grammofono che ci ha accompagnato per tutto il periodo natalizio, con la musichetta natalizia che c'è incisa su questo disco, riprodotta all'interno con i Not Block. Questa è la statua, il monumento al creeper che avevo fatto, in quanto è l'unico mob che mi piace in assoluto, escluso Ender Dragon, perché è l'unico mob di piccola entità che ci teneva testa. Comunque quello invece, per chi se lo ricorda, è stato sempre nel periodo natalizio l'albero di Natale, che coi carrelli pure erano andati intrappolati un cane, un ragno e la gallina. Purtroppo il cane e il ragno non ce l'hanno fatta ed è rimasto la gallina. Questa era il nostro magazzino e la nostra casa, questa qua. Poi, per chi si ricorda, avevo costruito il buon anno 2018, il buon anno 2018 per inizio anno, con qua dietro tutti i sistemi di hopper e il timing che faceva andare i fuochi d'artificio. È stato uno spettacolo molto bello, ci è voluto tanto lavoro e parecchio impegno. Là avevano la farm di neve, farm di ghiaccio, e poi qua dentro abbiamo il creeper che ho catturato là, il nostro creeper qua. Purtroppo l'enderman che c'era dentro è sparito e quindi basta, è andato via. Ci ha abbandonati anche lui, traditore. Questo era diciamo, gli zoo che avevo fatto. Là sopra c'è quello degli orsi polari. Questo è il green screen che avevo creato, il green screen che avevo creato per fare appunto i green screen per le copertine, per una copertina. Poi ho fatto una copertina o due che avevo fatto, comunque la copertina. Aspettate. Poi ovviamente, come tutto si rispetta, serve un monumento, una roba antica. E qua mi avevano chiesto di fare un tempio Maya con i giardini. Questo era il tempio Maya che avevo fatto. Hanno detto fai un tempio Maya con i giardini, i fiori, così. Io
Io l'avevo costruito, ci ho messo, non è ancora finito perché ci vuole veramente un sacco. Comunque, se vedete, mancano ancora un paio di ciuffi d'erba qua, vabbè. E ovviamente questo devo ancora finire di pulirlo, ma lo pulirò, andrò avanti un po' per conto mio. Se volete vedere come va a finire, lasciatemi dei commenti sotto se volete vedere come va a finire le costruzioni e tutto. Comunque questa è stata la piramide che ci ha accompagnato con scusate, aspettate, la piramide quella più piccola con il collegamento al prototipo, alla piramide prototipo con tutti i lupi che ci tengono lontano gli scheletri, e qua tutti riunione condominiale tra lupi e pappagalli, va bene. E qua c'è il famoso uovo di Ender Dragon che abbiamo preso duramente, proprio è stata una lotta veramente dura, ci è voluto un po', me la ricordo ancora quella battaglia, è stata veramente fantastica. Sotto c'è il portale del Nether che ho costruito, il primo portale, perché poi ne ho fatto un altro se non sbaglio, sì, ne ho fatto un altro per collegare l'end col Nether. Qui abbiamo il nostro sushi, che è la farm di pesca a forma di sushi protetta dai cactus, il nostro faro che ci indicava quando tornavamo dalle missioni dal mare, che lì c'era casa nostra, e questo è stato l'unico mob spawner che ho costruito veramente efficiente, preso come modello da Surreal Power. Comunque vi lascerò tutti i link dei mates nei commenti perché sono veramente mitici. Questo qua è stato il mob spawner, mob grinder che ci ha accompagnato e ci ha permesso di prenderci parecchi materiali. Questo è il timing che ormai non funziona più e comunque è stato difficilissimo costruirlo. Ovviamente sopra le nuvole. Poi eccoci qua. Questa mai finito il progetto. Mi sembra di essere Stepney che non finisce mai i progetti. Vabbè. Questa è stata la prigione che mi avevano chiesto, no? Nei commenti di fare una prigione per villager. Questo era un villager che era fuggito. Qui aveva messo tutte le celle e di qua, qua sotto, avevamo messo tutti i carcerati, cioè i mob sotto, con il piccolo problema che a un certo punto sono entrato e sono spariti letteralmente tutti. Come vedete, ancora qua non c'è nessuno. Adesso vede il mare. Qua c'è un creeper, ragazzi. C'è un creeper. Se ha deciso di incarcerarsi da solo, tu resterai lì nella storia. E questa è stata la prigione che mi ha accompagnato durante le mie avventure. Allora, quando dovevo studiare un mob, andavo lì e lo rinchiudevo nella sua prigione e gli avevo messo a targhetta con tutti i nomi. Qua c'è un blocco di ghiaccio che non capisco come sia finito, sempre colpa degli Enderman probabilmente. Poi cosa è successo? Entriamo nel Nether. Sì, vabbè, mi dà ogni volta che. Questo è il portale del Nether e questa è la ferrovia che ci porta, anzi, questa è la ferrovia che ci porta alla riproduzione del primo portale del Nether che avevamo creato prima di perdere tutto, perché come sapete a un certo punto aperto si è resettato il mondo, era sparito tutto, quindi ci porta qua sotto. E qua, passando per il tunnel, me lo ricordo ancora, cioè come se fosse ieri, proprio è stata una bellissima, proprio passando giù di qua, qua c'era stata anche una lotta contro un ghast che si era incastrato qui. Qua
Qui avevo ricostruito, non attivato, ricostruito con dei blocchi di ossidiana e uno di lana nera per evitare eventuali disturbi. L'origine proprio, il punto originale dove sono spawnato la prima parte nel Nether. Questo qua era il primo portale del Nether dove sono spawnato. Poi avevo costruito questa stanzetta per ottimizzare lo spazio delle ceste. Poi, questa strada qua, che adesso noi, aspettate, proviamo a prendere così. Là c'era la fortezza del Nether con lo spawn di Blaze che avevo costruito. Se tagliando giù di qua, avevo costruito la. Saliamo e partiamo. Questa ferrovia è quella che ci collega dal portale del Nether originale al portale del Nether dell'End, cioè. Eccoci qua. Questo è il portale del Nether che ci collega al portale dell'End. Infatti, no, siamo buggatissimi. Ok. Questi erano i beacon che comunque. Ok, quelli erano i beacon che hanno. Eccoci qua. I beacon che ci hanno accompagnato per identificare dall'esterno il portale dell'End. È stato veramente difficile. Queste, me le ricordo qua, ci sono ancora tutti i segni. Tutti i pillar che avevo fatto per andare a distruggere tutte le torri dell'End e uccidere il drago dell'End per vincere e avere l'uovo. Quindi ricordo ancora che mentre salivo è sparita l'acqua e quindi siamo finiti di sotto. Questo è il punto per il void, cioè per tornare a casa, mentre là, quello là, c'è il void. Avevo fatto l'altarino con per evitare di finire sotto. Lì qua dentro si va nel void, che non ci andremo, e qua non ho ancora fatto niente, cioè siamo andati a prendere l'elitra qua dentro, però non ha mai ufficialmente identificato il punto, quindi potremmo nascere in un punto e non trovarci più. Poi cos'è successo? Dobbiamo raggiungere. Eccolo là. Poi giù di là, qua dovevo ancora finire, ma avevo una mezza idea di costruire una specie di tutte navicelle spaziali. Questa è la farm di Enderman, ultra efficace come vedete. Cioè, guardate che roba. Dove è finito? Raga! Spero che sia lì dentro e sia un bug. Ok. Qui avevo fatto questa zona così io potevo scendere tranquillamente dalla cesta. Qui avevo l'enderpearl e avevo il sistema che appena arrivo qua sopra. Sì, comunque l'endermite è là sopra perché continuano a cadere. Quindi io non lo vedo perché è buggato, ma c'è. Questo è il sistema dove mi smistava le enderpearl. Giù, vai via da qua. Ok. Il sistema che mi prelevava le enderpearl da qui e me le portava nelle ceste perché produce veramente tanto.
Mentre questa è l'altra ferrovia che portava dall'esterno al portale dell'End, passando per i boschi. Aspettate, già che ci sono. No, è troppo distante. Vabbè, là avevo costruito la faccia del mio omino con i blocchi di lana. Quindi, questo qua è il nostro mondo che abbiamo costruito con tantissime avventure, tantissimi combattimenti e tantissima fatica. Abbiamo costruito questo nostro mondo che noi adesso guardiamo dall'alto, perché probabilmente lo abbandoneremo, ma lo terrò caricato e l'ho caricato come ricordo, perché è stato il primissimo mondo che abbiamo costruito. Abbiamo avuto anche molte sfortune, tipo quello del reset, che abbiamo dovuto ricostruire tutto. Quindi, pioggia di gallina. Quindi questo è il nostro mondo. Io, diciamo, che per questa serie di Minecraft è tutto. Se volete che ne faccia altre, scrivetemi dei commenti sotto. Io comunque ho aperto già altri mondi, se volete vedere anche quei mondi lì, scrivetemi i commenti sotto con scritto voglio vedere il secondo mondo che è aperto oppure il terzo mondo che è aperto. Io vi lascio con quest'ultimo episodio. Vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare dei like, sostenere il canale, sostenere le serie che sto portando. Se avete idee, farmi portare nuove serie, scrivete pure. Io intanto mi segno su un blocco tutti i video che devo fare e poi, appena ho tempo, inizio a farli. Alcuni video, come avete visto, non sono dalle richieste, non sono stati fatti, ma li faremo più avanti. Comunque io se riesco farò tutti, cioè farò, se riesco, appena ho tempo farò comunque tutti i video che mi avete chiesto, li porterò fuori. Ci vorrà un po' di tempo per l'organizzazione, trovarsi con gli amici, il materiale e tutto, quindi comunque li faremo. Quindi lasciate dei like se questo video vi è piaciuto, lasciate dei like anche a quegli altri video, iscrivetevi, condividete a tutti i vostri amici e per questa serie è tutto. Vi lascio un saluto elettrizzante e bella. Ciao!